Buongiorno cari amici ascoltatori, benvenuti, ribenvenuti qui sulla nostra web radio essericambiamento.it. Al microfono con voi Claudia, questa mattina mezz'oretta ancora di meditazione e esercizi facciamo e poi parliamo ancora di ciò che abbiamo introdotto ieri attraverso i cristalli di acqua di Masaru Emoto. Visto che ci sono arrivate appunto anche delle domande che a parer mio un po' provocatorie però molto interessanti insomma da affrontare. Quindi iniziamo assieme questa meravigliosa giornata e il titolo di questa puntata è Vivere nell'alta vibrazione. Quindi partendo proprio dai cristalli di acqua, se osserviamo appunto tutti i cristalli di acqua che sono stati catalogati da Masaru Emoto, potremmo osservare come in caso di alta vibrazione, per esempio con parole di alta vibrazione come amore, gratitudine, purezza, eternità, poi ce ne sono altri, integrità, insomma ce ne sono tante di parole, grazie, eccetera. In tutti questi casi si forma un bellissimo cristallo. E poi invece nel caso appunto di altre parole oppure anche suoni, comunque musiche, immagini o quant'altro, non si forma il cristallo, quindi se c'è una vibrazione diciamo così negativa. Questo è molto interessante da osservare in quanto ci dà ancora di più conferma di consapevolezze comunque che possiamo acquisire noi stessi. Cioè se noi comunque ci poniamo sia rispetto a noi stessi sia rispetto agli altri con un atteggiamento positivo, comunque con una buona vibrazione, ci sarà un effetto. Se invece ci rivolgiamo con poco rispetto, con poca educazione, ovviamente ci sarà un altro risultato, e questo anche nel caso in cui noi lo riceviamo, cioè sentiremo appunto questo appunto a volte questo disagio, diciamo così, dalla vibrazione che viene utilizzata. E quindi stiamo ragionando assieme, cercando di mettere appunto i tasselli, questi puntini in questo percorso che stiamo facendo anche di amore e gratitudine. Ieri abbiamo osservato come amore e gratitudine
i due cristalli separatamente uniti nel cristallo amore gratitudine, con le due parole insieme, costituiscano il Tao perfetto dell'alta vibrazione, nel senso che amore, ricevo amore dall'esterno, quindi c'è un accoglimento di questo amore stesso. E dove lo sento questo amore? Lo percepisco in tutto ciò che esiste, cioè in tutto ciò che comunque mi circonda, nella bellezza delle piante, appunto negli animali, nei raggi del sole che comunque mi ricordano ancora maggiormente la luce interiore che ha dentro ciascuno di noi. Quindi il calore dei raggi del sole mi ricorda questo amore, perché lo percepisco, effettivamente percepisco questo calore. E infatti d'estate, comunque quando la primavera inizia, e poi anche in estate, le persone solitamente sono anche più felici, sono anche più propense ad entrare più in contatto con la natura. Infatti, per esempio, le vacanze estive che si fanno anche in aree marine, quindi spiagge, sole, mare, eccetera. E questo lo sento, questo amore lo sento appunto in tutto ciò che mi circonda, in tutto ciò che esiste, lo percepisco anche nelle altre persone, a prescindere dal fatto che in quel preciso momento possano avere con me un certo tipo di atteggiamento piuttosto che un altro. E per completare il flusso, quindi flusso in entrata, amore comunque che percepisco, c'è cioè il fatto di sentirsi amati a prescindere, insomma, da un sentimento specifico di una persona o di più persone nei nostri confronti, è quello appunto della gratitudine, cioè rilascio gratitudine intorno a me, perché appunto sono grata per questa esperienza, sono grata per il dono della vita, e quindi c'è questo allineamento alle alte vibrazioni, amore e gratitudine, quindi ricevo amore e rilascio gratitudine. Effettivamente, la gratitudine ha appunto questa connotazione molto femminile, quindi yin, questo principio femminile che viene quindi espresso attraverso proprio delle frasi, piuttosto che il fatto quindi di ringraziare comunque, di avere questo atteggiamento positivo. E perché è un ciclo, un circuito così completo, come se fosse un flusso completo, perché ovviamente è sia importante ricevere, e per ricevere si intende in senso molto più ampio, ricevere questo amore, essere connessi quindi al tutto, e sia anche appunto restituire gratitudine per questo dono. Quindi è già tutto in essere, è già tutto perfetto, semplicemente sulla base, insomma, di ciò che noi percepiamo essere così, allora ci relazioniamo. E piano piano, andando un po' più a scavare, ci si rende conto che è tutto meravigliosamente perfetto, e che di fatto dipende da noi, da come interpretiamo, scusatemi, appunto la realtà attraverso il filtro quindi mentale. Quindi se io non sto lì a pensare, io mi ritrovo su un pianeta comunque ricco di risorse, un pianeta meraviglioso, nel momento in cui si inizia a voler controllare, dominare altre specie viventi, eccetera, quindi utilizzare anche il pianeta per altri scopi. Ovviamente sono io che sto cambiando l'energia di partenza, perché in realtà è tutto già perfetto. Sarebbe possibile in ogni caso una vita pacifica sul pianeta, in armonia con gli altri esseri umani, in armonia con gli altri esseri viventi. Questo dipende da me, dipende fondamentalmente semplicemente dal mio livello di evoluzione. Quindi, se l'umanità in questo momento sta affrontando tutta una serie di questioni, questo deriva appunto non esclusivamente dal livello tecnologico, eccetera, così come si dice, perché alla fine la tecnologia è solo uno strumento. Bisogna capire anche la tecnologia, perché cosa viene utilizzata, quindi sempre la coscienza comunque della persona o delle persone che sta dietro alla tecnologia, piuttosto che a delle scelte politiche, piuttosto che a delle scelte economiche e così via.
Quindi questo è un attimo quello che va osservato e queste scelte riflettono esattamente il livello di evoluzione dell'umanità nel complesso comunque. Cioè tutte le scelte che facciamo a partire dalla nostra vita poi vanno a creare all'esterno quel tipo di realtà. E quindi sono io che mi vado a sintonizzare a una determinata frequenza, consapevole o inconsapevole di questo, sulla base appunto di come interpreto la realtà, di come percepisco le cose e sulla base quindi anche della mia percezione personale. Perché di fatto quando ti svegli la mattina, per esempio, e senti gli uccellini, adesso in questo periodo ce ne sono tanti, senti gli uccellini cinguettare e quindi quando inizi la tua giornata, cioè già sei svegliato o sei svegliata così da questo da questo suono e quindi ringrazi per questo. È chiaro che a volte capita, a volte non capita, però comunque non importa se è quello il motivo o se è un altro, perché ti giri, per esempio, noi in camera abbiamo delle piantine e tutto questo verde, questa bellezza comunque ti fa stare bene, perché ti connetti a quel tipo di energia, ti connetti alla terra, ti connetti alle piante, ti connetti agli alberi, eccetera. Quindi non è che c'è un motivo specifico. Oppure quando arrivano i raggi del sole, allora percepisci questa luce, questo calore e lo ricevi, cioè ricevere è proprio questo, cioè il fatto che sulla base di ciò che osservo, io anche ricevo appunto questa bellezza, ricevo questi suoni, questo dono, perché è un dono alla fine. Se l'uccellino sta lì e canta attraverso quindi la sua stessa gioia di vivere, questo è un dono per noi. Così come anche il fatto di percepire l'ossigeno, per esempio, dalle piante, comunque anche questo verde che comunque ti rincuora dentro. E stesso discorso magari per i raggi del sole. Stamattina adesso non ho capito, non ho guardato fuori per vedere se sarà una giornata nuvolosa o sarà una giornata solare. Certo, è sempre preferibile quando c'è il sole, però dopo tutto, anche se dovesse piovere, sono consapevole che la pioggia comunque nutre la vita stessa e quindi va bene anche così. Cioè, bisogna un attimo andare un po' oltre, accogliere questo amore che ci circonda e restituirlo appunto in gratitudine, perché questo solleva tantissimo la nostra energia, cioè il fatto di non avere aspettativa di fatto, cioè di essere grati per le piccole cose, per ciò che appunto noi abbiamo, insomma, alla fine, piccole cose, piccole gioie quotidiane, non c'è bisogno di chissà che cosa. Quindi andare un pochettino oltre per poter dare il meglio di noi stessi. E il meglio di noi stessi lo possiamo dare soltanto se siamo nel flusso, quindi se siamo nel flusso stesso, se siamo nell'alta vibrazione. Comunque adesso facciamo un po' di respirazione. Poi magari continuiamo a parlare dopo l'esercizio. Ieri abbiamo iniziato a fare inspirazione, quindi inspiro amore e poi restituisco, quindi espando gratitudine. E questo va bene. Adesso saliamo un po' anche come livello di attenzione, nel senso che mentre sto respirando, quindi inspiro ed espiro, sono presente, quindi divido l'attenzione, sono presente comunque nel corpo. È importante, il respiro è molto importante in tal senso perché mi riporta nel qui e ora e parallelamente vado a percepire anche tutto ciò che mi circonda. Quindi c'è una scissione dell'attenzione, attenzione divisa appunto interno ed esterno, partendo da una percezione interna, quindi dall'interno verso l'esterno. Facciamo appunto questo esercizio con molta tranquillità, quindi vado a percepire anche tutto ciò che mi circonda, quindi anche i suoni, se ci sono dei profumi, qualsiasi cosa, comunque rimanendo centrata comunque nel mio respiro. Quindi nel frattempo continuo a inspirare amore ed espirare gratitudine. Ok, facciamo questo esercizio e poi continuiamo a commentare, insomma, dopo. Siamo dunque pronti per partire. 3, 2, 1, via.
piano piano torniamo nel momento presente e quando siamo pronti apriamo i nostri occhi. Bentornati, ben rientrati da questo potente, semplice ma potente appunto esercizio di respirazione. Ovviamente appunto quando respiriamo, quando inspiriamo questo amore, lo percepiamo anche riempire tutto il nostro ventre, quindi arrivare fino a riempire tutta la pancia. E se osservate per esempio che avete difficoltà a fare questo, cioè a ricevere, piano piano. Cioè non è che perché magari il respiro si ferma un po' più in alto, vuoi per esperienze vissute, vuoi per tutta una serie di memoria cellulare precedente, allora semplicemente piano piano ci diamo il giusto tempo e piano piano riempiamo. Quindi ci vuole anche un po' di comprensione verso se stessi, se per caso appunto non si dovesse quindi riempire la pancia. È capitato di fare un esercizio di respirazione con un gruppo comunque di ragazzini e c'era una ragazza che non riusciva a riempire la pancia, aveva questa difficoltà. Probabilmente ci sono delle altre cose che derivano appunto dal fatto di avere delle situazioni familiari magari poco chiare, quindi o poco piacevoli, diciamo così, e quindi questo può incidere anche in questa forma. Bisogna piano piano appunto fare questo lavoro interiore ripartendo da se stessi e quindi partire proprio dalla respirazione, perché da lì si possono guarire tante situazioni, anche tante ferite interne. Semplicemente tornando quindi a respirare consapevolmente, riempendo quindi il ventre pienamente e piano piano lasciando andare, quindi comunque ricevo, se ho difficoltà a ricevere questo amore, questo flusso, piano piano mi ricentro e poi lascio fluire, quindi restituisco comunque gratitudine. Può capitare anche di percepire appunto delle emozioni che si muovono perché comunque è un'alta vibrazione, quindi stiamo andando quindi a curare dentro in profondità. Questo è un attimo quello che succede, per questo che è importante quindi continuare per un po', insomma, a fare questo. E ovviamente adesso abbiamo fatto l'esercizio così qui sulla web radio, però appunto anche durante la giornata, oltre al fatto di radicare a terra, quindi percepire il contatto dei piedi con il pavimento, fare questa respirazione in dei momenti che posso scegliere. Magari, per esempio, vado a fare una passeggiata e cerco di fare questa respirazione. Possibilmente in mezzo alla natura, così riesco anche ad assorbire ossigeno, quindi aria pulita di fatto. Quindi mi ritaglio un po' di tempo per fare qualcosa per me. E quindi inspiro, ricevo questo amore ed espiro quindi gratitudine. E piano piano, appunto, attraverso questo ciclo vado anche a ripulire interiormente. Ok, sono passati 27 minuti. Adesso volevo introdurre la domanda che ci hanno fatto, che secondo me è molto interessante perché ha tanti risvolti, ovvero c'è stata una frase diciamo un po' provocatoria, ma ovviamente va benissimo, anzi, speriamo che ci siano altri commenti, altre frasi, altre osservazioni comunque, perché così soltanto da lì si può crescere, soltanto se c'è questo scambio costante tra di noi. Quindi, nella frase che era stata scritta in uno degli eventi Amore e Gratitudine, ora non ricordo esattamente quale. Forse Torino, non lo so, comunque, poi magari guardo. C'era scritto: ma non è che così, cioè, diventiamo tutti gay. Era un po' questa la frase. A parte il fatto che, appunto, c'è il massimo rispetto, che comunque la scelta sessuale non deriva dal fatto di vivere nell'alta vibrazione, tengo qui a precisare che è semplicemente una scelta di vita.
E non importa se uno è maschio o femmina, se uno è omosessuale oppure bisessuale o etero, cioè questo non ha nessun tipo di importanza. La cosa importante è che ciascuno appunto sappia per sé qual è la scelta giusta da fare per se stesso o per se stessa. E vivere nell'alta vibrazione, quindi vivere a partire da queste due vibrazioni di partenza che sono l'amore e la gratitudine. È semplicemente un modo di vivere, cioè io decido di vivere in queste vibrazioni perché appunto osservo che intorno a me il mondo di fatto è impregnato dalle alte vibrazioni, quindi semplicemente riconoscendo la natura di ciò che mi circonda, io scelgo di vivere in questa vibrazione, soprattutto per far sì che questo mondo possa diventare un mondo migliore. Perché nell'alta vibrazione rientrano tutte le parole che abbiamo detto, quindi rispetto, rientra la consapevolezza, rientra la saggezza, rientra l'armonia, rientra l'equilibrio, insomma tutte queste parole, le vibrazioni, quindi amore e gratitudine, però poi ce ne sono anche altre. Di fatto, come se fosse l'amore un contenitore, diciamo così, di tutte queste vibrazioni, nel senso che se dovessimo semplificare, ci sono due estremi, l'amore e la paura. Quindi, ovviamente, abbiamo detto comunque che possiamo trovare un sistema di incastro perfetto, che è quello del Tao, anche nell'alta vibrazione. Quindi, abbiamo quindi l'amore e la gratitudine, quindi questo flusso del ricevere e del dare. Ovviamente, posso anche dare amore. Cioè può essere anche invertito questo processo, diciamo così che questo, partendo dal cristallo di Emoto, il fatto di abituare noi stessi, perché è questo il motivo per cui molte ferite non si riescono mai a guarire, cioè abituare noi stessi al fatto di ricevere questo amore, che poi questo amore diventi un lavoro, piuttosto che il sentimento di una persona verso di noi, piuttosto che una risorsa finanziaria, per esempio, piuttosto che l'abbondanza nella nostra vita, piuttosto che l'amore dei propri figli, piuttosto che qualsiasi altro, in qualsiasi altra forma. Questo è secondario, perché io comunque l'amore, percependolo, consento a tutto questo di manifestarsi nella mia vita. Però se già sono, tra virgolette, un po' bloccata su questo, sul ricevere, è chiaro che ovviamente questo non aiuta, cioè dovrò quindi lavorarci e capire che non c'è nessun tipo di non, niente immutabile, quindi se in questo momento non mi sento pronta, perché vado comunque a risvegliare anche dentro di me tutta una serie di situazioni, non fa niente, mi prenderò del tempo che mi serve e piano piano farò questo tipo di respirazione. Quindi inspiro, perché così appunto mi guarisco da sola praticamente. Quindi inspiro amore, ricevo questo amore da tutto ciò che mi circonda, e ovviamente è un amore anche per se stessi, e rilascio gratitudine. In questa maniera, piano piano, si possono fare dei passi in avanti, insomma, anche da soli, e appunto lasciare andare, quindi entrare nel flusso perfetto, cioè siamo sempre nel flusso di esistenza, però appunto essere in armonia con le alte vibrazioni significa anche attirare, manifestare nella propria vita e nella realtà collettiva delle situazioni favorevoli alla propria crescita, favorevoli quindi alla propria vita in generale. E quindi questo è quello che sto facendo, un atto di creazione in pratica. Per cui è per questo che non è un discorso legato appunto alla scelta sessuale, non c'entra assolutamente niente. Sicuramente capisco anche la provocazione, nel senso di diventare un po' come figli dei fiori, tra virgolette, però non è così, perché non è semplicemente il fatto di dire sono nell'amore così e basta, è il fatto di lavorare sulla nostra consapevolezza, cioè crescere in consapevolezza, e di conseguenza faccio una scelta di questo tipo, cioè non è dire ok, è tutto amore così perché è tutto bello, anche
radicare, capire che questa è la realtà terrena, che ci sono tante situazioni, però che attraverso un atto cosciente di creazione, una scelta in tal senso di vita, è possibile trasformare la propria realtà e anche la realtà collettiva insieme, quando tante più persone si uniscono nello stesso intento comune, quindi con uno stesso focus nelle alte vibrazioni di amore e gratitudine. E comunque penso che siano aspetti importanti, il fatto di essere comunque educati, il fatto di essere, come dire, rispettosi, generosi, eccetera, a prescindere dal fatto che uno sia uomo o donna, a prescindere dalla sua scelta personale di altra natura. Ok, allora sono 34 minuti, quindi adesso direi che è proprio il caso di chiudere. Però vi ringrazio tantissimo, insomma, per essere stati qui con me questa mattina a parlare ancora delle alte vibrazioni e a fare insieme anche questo esercizio. Se volete potete sempre scriverci una mail a info@esserilcambiamento.it. Vi ricordo che oggi è anche il giorno del digiuno lunare, quindi per chi volesse potrebbe appunto partecipare al digiuno, quindi soltanto acqua, questo sarebbe il digiuno per eccellenza. E abbiamo visto anche l'orario preciso dalle 2 di questa notte fino alle 3, insomma, di domattina. Queste sarebbero le 24 ore, però va bene lo stesso anche per chi ha iniziato, insomma, dopo la cena di ieri oppure chi inizierà oggi dopo pranzo. Va bene lo stesso, ascoltatevi, ascoltate il vostro corpo. Se ci sono dei nuovi che vogliono partecipare, potete cercare il gruppo Digiuno Lunare su Facebook, c'è scritto Digiuno Lunare Azioni del Cambiamento, quindi oppure mandarci magari un messaggio alla pagina di Essere il Cambiamento e poi vi postiamo il link. Perché appunto ogni 2 settimane c'è questa purificazione di 24 ore per consentire anche al corpo di rilassarsi, di non far lavorare troppo i muscoli, cioè i muscoli, nel senso gli organi, e poi c'è anche un rilassamento muscolare di conseguenza, perché considerate che la maggior parte della nostra energia va nella digestione, quindi il giorno in cui uno si depura, si rilassa anche dal punto di vista dei muscoli e fa una pulizia anche dal punto di vista quindi dei pensieri. Quindi oggi è il giorno, però appunto potete iniziare anche poi dopo pranzo oppure anche dopo cena. La preparazione consiste nell'assumere frutta e verdura, eventualmente legumi. Oggi appunto sarebbe il giorno quindi di partenza, per cui una purea di legumi abbinata a delle verdure. Posso la mattina mangiare per esempio un po' di frutta, delle mele, poi fare il pranzo, magari un po' di insalata, dei legumi e delle verdure cotte. Comunque più o meno la percentuale è un 50% di cibo crudo e 50% di cibo cotto, quindi almeno un 50% di crudo e poi il restante di cotto per fare bene la preparazione. Adesso che le giornate saranno sempre più solari, ovviamente si potrà aumentare questa percentuale anche di crudo rispetto al cotto, perché c'è molto più sole, quindi si vanno a ricercare sempre di più i cibi solari, quindi la frutta fondamentalmente, e poi chiaramente a declinare anche in seguito verdure, eccetera, quindi insalata, fra un po' arrivano anche i pomodori e così via, quindi frutta e verdura di stagione, molto importante. Perché appunto per essere sintonizzati ai cicli naturali e anche per un discorso di impatto ambientale, che questo è un tema molto, molto importante. Quindi frutta e verdura di stagione, fondamentalmente poi posso integrare dei legumi facendo una purea, un passato, quello che voglio, in modo che sia semiliquido. Quindi è importante che alla giornata di oggi sia appunto un'alimentazione semiliquida per consentire appunto alle tossine, comunque anche al cibo solido che è rimasto, diciamo, ancora incamerato negli organi interni, di poter quindi defluire, diciamo così. Ok, allora questo è quanto per oggi. Vi saluto e vi ringrazio. Vi ricordo che alle 11 c'è la puntata in inglese in cui parleremo ancora di questi temi, dei cristalli di Masaru Emoto e anche questo discorso dell'alta vibrazione, quindi la puntata in inglese, però come dicevo ieri l'inglese è molto basico, quindi si può capire facilmente, e ci saranno anche tutte le meditazioni, quindi faremo tutte le meditazioni nelle varie lingue per
per connetterci, appunto, sintonizzarci a tutte le persone che in tutto il mondo, sempre l'11 di ogni mese, fanno la meditazione per l'acqua. Ok, vi saluto, vi ringrazio tantissimo, buona giornata a tutti, un fortissimo abbraccio. Ciao, un saluto di cuore a tutti quanti.